Siamo usciti qualche volta, c'è anche stato un avvicinamento intimo, poi mi ha bloccata. Ma è narcisista? Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati su Amore Imperfetto. Iscriviti a questo canale che ti dà tanti tantissimi strumenti. Visita anche il mio sito amoreimperfetto.com. Se ti iscrivi ricevi subito la mini lezione pillole di autostima e puoi entrare in contatto con me per una consulenza o fare i miei corsi. Allora, questa è una domanda che mi fanno spesso, spessissimo. Penso almeno una decina di volte al giorno tra messaggi, commenti e interventi vari. Tutte le volte che una persona ha un comportamento che a noi non piace, tra l'altro molto vicino o fratello del rifiuto, vorremmo sapere se questa persona è narcisista. E adesso vi spiego alcune cose. Partiamo dal primo punto, il fatto di voler sapere se una persona è narcisista o se ha qualche disturbo che giustificherebbe questo comportamento che a noi non piace è proprio legato ad una nostra problematica di ego. Quindi in questo momento possiamo sentirci molto vicino ai narcisisti perché anche loro hanno un ego che tende a bruciare abbastanza facilmente. Questo perché? Perché chiaramente i comportamenti anomali delle persone, che le persone possono avere semplicemente per codardia, maleducazione, superficialità, perché magari è uno sono difficili da digerire, un po' perché magari noi avevamo delle aspettative diverse. Io sono così splendida, è impossibile che non gli piaccia. Se non gli piaccio deve esserci un motivo. O gli piacciono gli uomini, ma no, secondo me è narcisista. Sì, deve essere proprio un narcisista. C'è questa moda implacabile di vedere dei narcisisti ovunque. Allora ragazzi, ripeto per l'ennesima volta che la riorganizzazione di personalità narcisistica è una cosa sì che possiamo effettivamente trovare spesso, spessissimo in tante persone. Alcuni lati fortemente narcisistici potremmo averceli anche noi. Chiaramente la distinzione sta nel fatto che una persona con un disturbo che deve essere diagnosticato da uno psicoterapeuta o specialista o con delle forti tendenze al narcisismo maligno deve essere una persona che compie dei gesti peraltro reiterati a suo favore e a danno e ad abuso emotivo degli altri. Una persona con la quale noi siamo usciti 3 o 4 volte che si comporta da furfante non è detto che sia una persona narcisista, semplicemente magari o non si è trovato bene, o ha preso quello che voleva, o magari è impegnato altrove, oppure ha tante frequentazioni. Questi 4 elementi non sono responsabilità dell'altro, sono responsabilità nostra. Siamo noi che dobbiamo individuare nelle persone ed è questo che voglio insegnarvi con il mio materiale. In breve tempo, non concentrandovi su di voi quando conoscete una persona, ma la vera comunicazione è concentrarsi sull'altro e captare quei segnali che sarebbero già visibili in 1 ora e mezza di conversazione, che possono farvi capire quale potrebbe essere con alta probabilità l'evoluzione del vostro rapporto. Perché se noi stiamo concentrati sempre ed esclusivamente su di noi, sul fatto di voler noi piacere all'altro, di voler noi colpirlo, di voler noi fargli capire che aspettative abbiamo nella relazione, stiamo perdendo di vista la persona che abbiamo davanti, che non siamo riusciti a comprendere, della quale non abbiamo un'unità di misura, e quindi nel momento in cui si comporterà in maniera per noi incomprensibile, per comprendere il suo comportamento dovremmo attribuirgli l'aggettivo narcisista. Vi voglio dare un'altra notizia. È difficile che queste cose lampo vengano fatte da persone narcisiste, perché il narcisista una delle cose che principalmente vuole è il controllo. Quindi probabilmente vi siete salvate e avete pagato un prezzo molto più basso di quello che pagano tante altre persone. Perché un vero narcisista ha un primo momento nel quale vi mette al centro del suo mondo, nel quale vi fa sentire la sua regina, per poi arrivare in un secondo periodo a sminuirvi, a controllare e a scartarvi. Quindi generalmente un vero narcisista vuole tenere legata a sé la persona, difficilmente fa orbiting, difficilmente vi ghosta. Se non
difficilmente vi ghosta, perché un narcisista può fare ghosting, ma nel momento in cui ha l'esigenza di riprendere potere sulla relazione e quindi appare e scompare a suo piacimento per confondervi, per poi dirvi che voi non avete capito niente, che siete esagerate, e quindi fa un po' parte di una delle parti relative, scusate la ripetizione, allo scarto. Quindi ricordiamoci questo: tutti questi avvenimenti, al di là di comprendere la personalità di quello che abbiamo di fronte, sono dei campanelli d'allarme che vi stanno dicendo che dovete imparare ad affinare le vostre skills a livello relazionale, che vuol dire osservate bene chi avete di fianco o chi avete di fronte, anche perché ragazzi non sono dei geni, quindi vi garantisco che davvero in un'ora e mezza di conversazione voi potete diventare dei buoni osservatori, delle ottime osservatrici, però prima dovete comprendere molto bene questo discorso, che per alcuni sarà stato veramente fastidioso. Per avere una consulenza con me vai sul mio sito per fare i corsi che ti insegnano ad amarti e a evitare le persone tossiche, amoreimperfetto.com. Amati dal profondo. Alla prossima!